Ciao a tutti e bentrovati su Learnamo! È arrivato il momento più stucchevole dell'anno. Sì, il giorno tanto amato, ma anche tanto, tanto odiato. Il giorno di San Valentino. Ma non temete, non abbiamo intenzione di dirvi cosa regalare alla vostra dolce metà. Orsacchiotti, dolcetti, fiori, si sanno queste cose. Abbiamo invece deciso di parlare di alcuni verbi e espressioni strettamente legati all'amore, ma validi tutto l'anno. Le prime due espressioni che dovete conoscere sono avere una cotta per qualcuno o prendersi una cotta per qualcuno. Queste espressioni si riferiscono alla fase iniziale di una potenziale relazione, e cioè quando si rimane colpiti da una persona e comincia l'interesse. Generalmente una cotta è dovuta a fattori strettamente estetici. Sì, magari anche all'atteggiamento, però è qualcosa di passeggero, legato principalmente all'adolescenza. Sì, e talvolta resta solo una cosa platonica. Abbiamo cercato l'origine di questa espressione, però non siamo stati molto fortunati. Quindi se qualcuno di voi dovesse conoscerne l'etimologia, fatecelo sapere nei commenti. Sì, siamo davvero curiosi! Quando si è colpiti da qualcuno al primo incontro, si usa anche l'espressione avere un colpo di fulmine, come ho spiegato nel video delle espressioni relazionate con il meteo. Now, let's move on! Perché parli inglese? Perché fa figo di questi tempi. Provarci e flirtare, invece, rappresentano il primo vero passo verso la conoscenza di qualcuno. Provarci significa tentare un approccio con una persona. Se l'altra persona ci sta, accetta le avance e dunque c'è un reciproco stuzzicarsi, un reciproco interesse, si inizia a flirtare. Ah, notate, ho detto flirtare. In realtà avrei potuto anche dire flirtare. Entrambe le forme sono accettate, però è molto molto più comune dire flirtare. Tu devi essere un interruttore della luce. Appena ti ho vista, mi hai acceso. E tu con le pantofole sotto i jeans? Vorresti rimorchiare? Ma questo è un cocktail o un succo? Secondo te? Facciamo che se indovino ti offro da bere? Va bene. Se ci avete provato con qualcuno ma vi è andata male, come a Rocco nel primo tentativo, significa che avete preso un palo o un due di picche, cioè siete stati rifiutati, avete fallito. Se invece vi va bene, come nel mio secondo tentativo, allora potete dire di aver rimorchiato qualcuno. Però fate attenzione a non dirlo alla persona che avete sedotto, perché potrebbe sentirsi offesa. Se il vostro approccio è andato a buon fine e vi state incontrando più volte con la persona che vi piace, allora potete dire che state uscendo o vi state sentendo con qualcuno. Esatto, però ora che ci penso ci sarebbero anche altre due espressioni con lo stesso significato. Vedere o frequentare qualcuno. Ehi fra, esci stasera?
No, fra, mi sto vedendo con una tipa da schianto, una vera bomba. Ah, stai già sotto. Ah, un'altra cosa che dovete sapere è che se avete un appuntamento con qualcuno, ma poi per un qualsiasi motivo non vi presentate all'incontro, starete facendo un bidone. Fare un bidone significa non rispettare un appuntamento, non presentarsi. E si può usare in qualsiasi contesto, non solo in quello amoroso, ma anche con amici, parenti, colleghi. Graziana, ma dove sei? Ehi, scusami se ho dimenticato di avvisarti, ma oggi proprio non ce la faccio a venire al cinema. Ho avuto un imprevisto, scusami ancora. Ehi Chiara, stasera sono tutto tuo, sei libera. Sono sempre libera per te. L'espressione innamorarsi di qualcuno è piuttosto conosciuta, indica il provare forte sentimento per qualcuno, profondo affetto. Essere fidanzati, invece, significa avere una relazione stabile con qualcuno. Un tempo questo termine era usato quando le cose erano serie e formali. Cioè quando si riceveva l'anello e quindi si prospettava un matrimonio. Oggi invece si può utilizzare per una qualunque relazione stabile e quindi non passeggera. Ah, dopo aver visto questa lezione, non dimenticate di passare dal nostro sito per fare gli esercizi e magari dare un'occhiata anche a tutte le altre nostre lezioni. E ricordate anche di seguirci sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter per tanti altri contenuti extra. Quando la relazione giunge al capolinea perché c'è stato un tradimento o perché non si provano più sentimenti o qualsiasi altra cosa, una delle due persone mette fine alla storia. Questo si definisce anche rompere con qualcuno. Non possiamo più stare insieme. Tu sei troppo concentrato sul tuo lavoro e io mi sento trascurata. La nostra storia non ha più senso. Ma io ti amo ancora. No, non farmi questo! Ovviamente, dopo un litigio è sempre possibile tornare in buoni rapporti, cioè fare pace. Bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Scriveteci nei commenti come passerete il vostro San Valentino, oppure una frase utilizzando una di queste espressioni. Ci vediamo nel prossimo video.